We have a dream. L'ho già avuto ospite proprio al premiato Circo Volante del Barone Rosso. Perché? Perché lui ha una particolarità, ha un record. Lui, Rolling Stones, lo ha definito il chitarrista, il musicista, attenzione, o il chitarrista più veloce nell'intera storia della musica. Si chiama Davide Lo Surdo. Davide, ciao! Ciao Retta, un vero piacere essere qui di nuovo. Vedo che c'è la chitarra lì dietro. Sì, c'è un neo svariante. Lo so che c'hai svariate chitarre, diciamo che non hai, tu non hai una chitarra che è stata conferita a un museo, che è questa qui. A che museo è stata conferita questa chitarra? Questa chitarra è stata costruita nel 2021 da un marchio cinese che si chiamava Colos ed è stata conferita qualche mese fa ad un prestigioso museo che si chiama il Sika Music Museum, che è un museo specializzato in strumenti storici, proprio hanno degli strumenti conservati da Mozart a Chopin, ma anche, diciamo, flauti antichi, anche clavicembali, per esempio, erano del 1545, cioè veramente è una casa per di storia della musica, e per me è stato un vero onore poter dare una chitarra a loro e che loro lo spongano. Fra l'altro, tu mettiti un po' più a sinistra o a destra, non so perché, come sei messo. Dico, fra l'altro ho scoperto che in questo libro di Maurizio Baiata, che si chiama Rock Memories, ecco, questo è il libro di Maurizio Baiata, in copertina ci sei tu. Esattamente. Ah, questo sei tu che stai suonando. No, tu hai chiesto perché... Lunghi, no. Sì, avevi i capelli lunghi. Perché te li sei tagliati? Ma perché, diciamo, non mi piaceva più. Ultimamente avevo sempre i capelli legati o con il cappello, come avrei potuto vedere in qualche video. Quindi ho detto, non ha senso. Iniziamo come prima, ritorniamo alle basi e tagliamo i capelli. Ok. Allora, una cosa. Tu hai questo record incredibile, poi sei andato a suonare per Rolling Stones. Diciamo che Davide Lo Surdo è più famoso all'estero che in Italia, dico bene? Esattamente, sono più i tour all'estero frequenti che in Italia. Allora, sai perché? Perché c'hai la chitarra lì, ok? Allora, io non voglio che tu suoni, perché odio, ho un paio di video tuoi che dopo ci vediamo, però volevo capire come tu riesci a fare un record di 129 note al secondo. Cosa significa 120? Cazzo, il record precedente cos'era? 60, 50? No, era 27 note al secondo. Cioè, tu non hai battuto un record di poco, tu ne hai fatte 129 e il precedente, tu ce ne hai fatte 102 in più. Mi spieghi come riesci a fare 129 note, cioè senza stare lì a farle, eccetera, però spiegami che tecnica è. Certo, assolutamente sì. Diciamo che la velocità è sempre stata una mia qualità naturale. Quando ero più piccolo io passavo molto tempo a casa a fare pratica, comunque mettevo la chitarra con l'amplificatore e suonavo, normale improvvisazione. E diciamo che un giorno, appena imparai ad usare una tecnica che si chiama sweep picking, che praticamente sono degli arpeggi, vidi che facendo una sequenza così velocemente era molto veloce, molto molto veloce. Io ascolta, Davide, prendi la chitarra in mano, spiegami cos'è quello che tu dici, fammelo vedere così ci capiamo, perché altrimenti sì. Tu parli di un gergo tecnico per voi chitarristi, ma però... Assolutamente. Allora. Allora, diciamo che la gente si confonde con 129 note singole, che sì. non è quello che è in realtà. Si basa su praticamente, io suono un arpeggio sulle prime tre corde dello strumento. Una cosa di questo tipo. Praticamente suonandone cinque insieme, che come tu vedrai, sono più note. Quindi io suonando 5 arpeggi in questo modo, con questa tecnica, riesco a raggiungere questa velocità, che poi questo record è stato proprio ufficializzato anche ai Sanremo Music Awards del 2019,
che si sono svolti all'Hotel Hilton di Venezia, e diciamo lì è iniziata tutta questa meravigliosa avventura. Ma è grazie a questa tecnica qui, cioè dello sweeping, suonando 5 diversi arpeggi sulle prime 3 note della chitarra, come ti ho fatto vedere. Sì, ok, Ed allora è rimane comunque questo. un mistero come tu ne faccia 129 al secondo, ma l'altro mistero che ho è come cazzo hanno fatto a contare le note? Ma guarda, è molto semplice, ovviamente, come tu vedrai anche qui dietro, io qui ho lo studio. E quello che è stato fatto è, loro hanno praticamente messo la telecamera qui sulla paletta, in modo tale da registrare tutto quello che io facevo sulla tastiera. E in più hanno collegato l'audio, quindi qui, a una scheda audio. E tutto ciò è stato registrato sia la parte visuale che la parte audio, e poi è stato praticamente fatto slow motion. Ah, ho capito. Va bene, ok. Cioè, Farai è 100. stato sia visivo che audio è stato. Sì, Ovviamente. sarai veloce con la chitarra, ma la tua connessione lenta e ogni tanto salti e salti, quindi c'hai questo. Allora, io ci tengo a far vedere intanto un brevissimo video per farvi capire come suona Davide lo Sordo. Ecco, io ho sbagliato video perché era video 2, volevo mettere video 1, perché questo qui dove l'hai fatto? Qui non si vede la tua, ma questo video dove l'hai fatto? Perché vedo Rolling Stone dietro. Esattamente, questo è stato fatto all'Arena San Bodromo Guanempi a San Paolo, era l'evento Rolling Stone Music and Run, la celebrazione del 15° anniversario della rivista Rolling Stone giù in Brasile. È stato il 20 novembre del 2021. Ecco, invece quello che volevo vedere. Ecco, è una breve clip che fa capire questo. Allora, Davide, però io devo dirti anche che, devo dire anche a tutti, che obiettivamente io l'ho visto l'opera, cioè io ce l'avevo lì al Barone Rosso, al Prima Circolante del Barone Rosso ero lì e io ero così, con gli occhi, io non riuscivo a capire come tu. Satriani d'Italia forse ancora di più. Chi sono i chitarristi a cui ti ispiri? Quelli veloci o quelli normali? Guarda, non ho chitarristi preferiti, ma per esempio sul mio gruppo preferito, Rolling Stones oppure Clapton, cioè praticamente l'opposto di quello che suono. Cioè, il fatto che tu mi dica Clapton mi stupisci, sai perché? Esatto. Perché Eric Clapton, quando l'ho intervistato, quando l'ho incontrato un po' di volte, lui mi dice che lui non ha tecnica nella chitarra. Addirittura dice, mi chiamano slow hand, che vuol dire mano lenta, te sei tutt'altro che slow hand, cioè tutt'altro che mano lenta, perché lui mi ha fatto vedere che un dito non si chiude, quindi lui un dito non lo usa, fra l'altro, Clapton, capito? E Questa cosa non quindi. la sapevo, Eh certo. no, no, te lo dico perché mi ha stupito anche a me. Lui mi ha fatto vedere che adesso non mi ricordo più quale dito, non riusciva a usarlo, non so perché. Dice: tant'è vero che lui è soprannominato Eric Clapton, Eric Slow Hand Clapton, cioè slow hand vuol dire mano lenta, non è veloce lui. Quindi Esatto. tu che scegli come tuo ispiratore Clapton, mi rimane un attimo così. Però al di là di. Sì, diciamo, per la musica mi piace molto ascoltare. Diciamo che ho avuto nel passato il periodo metal, così, però diciamo, adesso mi piace più ascoltare rock classico, mi baso più sulla musica, anche per esempio in un brano che ho fatto, Full Immersion, lì non faccio vedere le 129 al secondo, perché ovviamente è una canzone, che cioè io cerco anche di mettere questa abilità per fare la musica, quindi ci sono anche delle parti melodiche, e proprio questo mi piace comunque dire, la musica. Devo essere sincero, anche i Rolling Stones sono Keith Richards, Ronnie Wood, sono completamente l'opposto di quello che io faccio.
però comunque ascoltarli mi è molto di ispirazione, mi piace molto ascoltare la loro musica, e anche non i grandi classici, per esempio i classici sono Start Me Up, mi piacciono proprio canzoni, Tumbling Dice per esempio, canzoni un po' più meno famose, ma la musica è una gran qualità. Ecco, sì, perché l'altro pericolo, stai sempre un po' più in centro, vedi, vedi, perché altrimenti quando entro io tu non ti si vede, sei tagliato. Dicendo, l'altro pericolo è questo. Io ti confesso, io sono andato, ho avuto ospite da me, ho avuto Aldi Meola, poi sono andato, ho intervistato, ho filmato un concerto di John McLaughlin, eccetera. Però quando io li ho visti insieme, e gliel'ho anche detto con John McLaughlin, che è venuto da me e mi ha chiesto cosa ne pensi, Aldi Meola, John McLaughlin e Paco De Lucia, li ho visti sul palco di Pavarotti and Friends, a me non sono piaciuti perché facevano la gara a chi andava più veloce. Cioè alla fine non stavano suonando, stavano comunque, uno faceva, allora quell'altro vedeva che questo andava veloce, all'altro, e cioè, hai capito? Allora io dico, questa è musica o è un esercizio tecnico e basta? Dopo noi ci ascolteremo il brano che tu hai, di cui hai parlato, che si chiama Full Immersion, Full Immersion, però questo volevo sapere da te, cioè quando tu vai così veloce, c'è un sentimento o sei solo concentrato sul numero di note che fai? Ma guarda, io penso che la velocità è una cosa soggettiva, per ognuno la vede in modo diverso. Io la riconobbi come una mia qualità, cioè il mio talento, diciamo, quindi l'ho sfruttata per fare una carriera, perché se tu anche ci pensi bene, la chitarra al museo ci sta per la velocità. Quindi io ho usato la velocità per fare strada, per arrivare comunque in alto, ma come avrai visto proprio dai brani. Non è quello su cui mi concentro, cioè io preferisco usarla per fare musica. Non sto sempre Certo. lì a vedere, oddio, devo fare di più. Per esempio, c'è tanta gente che mi ha detto: ma perché non fai più di 129 note al secondo? Prima cosa, non mi interessa proprio, cioè, farne di più, anche perché rispetto al vecchio record, sono 102 note, quindi cioè, non è una preoccupazione. Ma poi, anche se fosse stato di meno, non sarebbe comunque un interesse farne di più. La velocità è stata semplicemente un mezzo per arrivare a tutte queste cose incredibili che sono successe, sia dal libro sulla storia della musica, sia al museo, alla Rolling Stone. Comunque è la cosa che mi ha portato in alto. Io oggi proprio sto lavorando anche al primo album e cerco di usarla per metterla nella musica. Io, per esempio, sono usciti tantissimi video reaction ultimamente, io ho visto dagli Stati Uniti, e tanta gente diceva proprio, dice sì, la velocità è assurda, dice però le 129, no? Perché loro ovviamente lo facevano su delle canzoni, per esempio su Full Immersion o su Residence, ma quella è una cosa che io ho fatto proprio apposta, cioè in una canzone non posso mettere troppe note, io, come si dice, la velocità è quello che mi caratterizza, quindi una canzone lenta non è che sarebbe proprio da me, quindi ovviamente ho messo la mia parte di velocità, che è quello che mi caratterizza, ma farne della musica proprio in Certo. più. Quindi per questo ti Allora, dico, è soggettivo. una domanda. Quanto tempo e passione hai dedicato giornalmente per arrivare a sviluppare tali abilità e che sacrifici hai vissuto? Ma il tempo, quando ero più piccolo, diciamo, stavo sulle 6-7 ore, ma anche perché per me la chitarra è stata sempre, diciamo, anche uno sfogo, quindi io stavo a casa, suonavo e mi piaceva molto. Però quello che ho notato, per esempio, è che negli ultimi anni posso fare anche molte meno ore di pratica e la cosa rimane la stessa. Anzi, a volte mi trovo a suonare più veloce, insomma, per esempio oggi, ieri, ma è una cosa naturale. Io mi ricordo Certo. anche quando facevo nel 2016, avevo intrapreso un tour con un chitarrista americano e avevamo fatto 8 concerti in 7 giorni in 8 città diverse. E per esempio, io lì vidi, proprio, è stata la prima conferma dove io involontariamente suonavo un giorno più veloce dell'altro, ma non era una cosa voluta. Per questo ho iniziato a capire che sicuramente è una cosa, cioè una dote naturale. Perché anche non volendo farlo, era una cosa che mi riusciva da sola.
Devo dirti che non sei un grande stratega tu, e ti spiego perché. Io una volta assistetti a un record di immersione di Pellizzari, mi sembra si chiamasse, un ragazzo alto, eccetera, e lui batté il record di 5 metri. Fai conto, adesso non so i numeri, mettiamo 127. Era 127, andò a 132. Al che dopo la sera gli ho detto, dico, cavolo, dico, 132, dico, ma in allenamento ce l'avevi già fatta? In allenamento faccio 170. 170, dico, perché non l'hai fatto? Dice, ma se io vado giù a 170, ho finito tutto. Adesso do 132, poi faccio un'altra manifestazione con Gé, dove arrivo a 140, poi ne faccio un'altra. Ecco, quindi questo è per dire, se il record è 27, ma chi te l'ha fatto fare di farne 129? Fanne 42, poi la volta dopo Davide Lo Surdo batte di nuovo il record, arriva a 54, poi arriva a 129. Cazzo, tu da 27 vai a 129, errore strategico enorme. Lo so, è stata una, cioè, involontaria la cosa, il 1929, ma ne sono molto contento. Io penso che sia proprio per questa gran differenza che siano arrivati tutti questi, come si dice, questi riconoscimenti. Forse hai ragione sto giro. Invece volevo dirti un'altra cosa. Per dedicarti così tanto e passare 7-8 ore alla chitarra da ragazzino, perché tu quanti anni hai, Davide, adesso? Io ne ho 24. Ecco appunto. Quando hai iniziato? Quando è che facevi tutte queste Ci hanno avuto 12, 13, pure 14 anni, dai, ore? forse quasi 15, penso, per giù. Allora, se uno fa così tante ore, vuol dire che viene bullizzato dai suoi compagni, nel senso che lo ritengono uno sfigato. Era così o no? Era così. Era Era così. così. Diciamo che Ma io sulla chitarra è stato, come le posso spiegare? È stato quello che mi ha salvato da queste situazioni. Che poi, ecco, grazie a queste situazioni qua, che diciamo uno a primo impatto le potrebbe vedere come negative, ma io le vedo molto positive, perché se io non fossi stato in quella situazione, sicuramente non avrei passato tutto questo tempo sulla chitarra e oggi, per esempio, la chitarra musica non ci sarebbe. Quindi io reputo anche quelle situazioni come positive, molto positive. certo, ma tutto ciò che ci accade ci serve per crescere e per diventare quello che siamo Esatto. diventati. Ecco, allora Davide, io adesso noi ci vediamo full immersion, ok? Full immersion è un brano musicale con melodie, eccetera, dove non fai le 129 note, però è un brano musicale. Guardiamoci questo video, Davide Lo Surdo. Thank you.
Ecco, dunque, una domanda che ho tenuto lì, ed è questa. C'è una cosa, spero abbia una band. Ecco, pensi di avere una band in futuro? Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che finora non c'è stata l'occasione. Come solista la cosa ha fatto molto scalpore, quindi ho continuato questa scia. Ma sì, assolutamente per il futuro ho intenzione di formare un gruppo. Ok. Red è mica un alieno, chiediglielo, magari confessa come la Tonini. Sei un alieno. Grazie, troppo buono. Allora, non c'è che dire, complimenti. Fra l'altro, Marina Tonini sta guardando e mi ha detto, mi ha mandato un messaggio, non so cosa mi ha scritto, visto che mi è arrivato un messaggio, dice, ma, alla faccia di chi è, cosa è che mi ha scritto Marina? Marina mi ha scritto, Az il chitarrista, cioè, allora, bravissimo, bravissimo Davide, bravissimo, eccetera, che precisione, soprattutto che tecnica sublime, full immersion, questo è un altro chitarrista, Angelo Dal Pizzolo, la sua tecnica è bellissima, non ho mai sentito nulla di bello, cioè mai sentito nulla di più bello, siamo sicuri che si ispira a Rolling Stones e Eric Clapton? È la stessa domanda che mi faccio Sì. io, veramente Ma bravissimo. ti vedo, Full Immersion, diciamo che l'ho scritta un anno fa, diciamo, non ascoltavo talmente Rolling Stones come oggi, però sì, diciamo, sto continuando a comporre lo stile, siamo lì. Lo stile rimane quello, ma la mia musica preferita è Rolling Stones, sono proprio un grandissimo fan. Se trovi tutti gli elementi della band al tuo livello, fai un fisco, compro subito il biglietto. Grazie. No, ma lui, no, ma attenzione, attenzione, io credo che lui, adesso faccio un paragone che non c'entra nulla, ma per fargli capire quando uno ha una dote talmente importante, deve trovare altri che gli stanno dietro. Ad esempio, Jimi Hendrix aveva un bassista che in realtà era un chitarrista, per noi era un chitarrista, per quando ho fatto l'audizione, ho detto, guarda, il chitarrista l'abbiamo già, dice no, per quel chitarrista lì allora io passo il basso perché smetto di suonare la chitarra. E poi aveva Mitch Mitchell che gli sta, cioè uno deve stare dietro, non è che lui fa il bassista, fa, cioè deve avere un attimo cioè non puoi tutti fare la gara, Esatto, altrimenti diventa veramente esattamente. una gara a chi va più veloce. Allora, ma tu non hai ancora fatto un album? Perché prima hai detto sto preparando il mio primo album. Esattamente, esattamente. Lo sto preparando, ho intenzione di farlo uscire per marzo del 2024, che ultimamente, diciamo, sono stati tutti questi avvenimenti grandi che sono stato molto concentrato su quello. Oltre a comporre, ovviamente, però ecco, diciamo che proprio il fattore del libro, il fattore del museo hanno scatenato una grande mediaticità, e quindi diciamo, sono stato molto concentrato su questa cosa qua. Poi prima comunque ho avuto parecchi tour all'estero, quindi diciamo che adesso ho detto, beh, con tutti questi avvenimenti, con questa grande visibilità che c'è in giro, non posso non avere un album. Quindi Assolutamente sì, ma assolutamente. soprattutto deve essere in vinile e soprattutto avere una bella copertina e soprattutto avere delle note, eccetera. Ovvio, Fra l'altro, ho visto che c'è tra quelli che sono entrati, c'è anche Lucy il Lupo, che è un bassista bravissimo, sono andato con grandi musicisti lui. Quindi Lucy il Lupo. Guarda, tu vai su YouTube e cerca Lucy il Lupo e lo vedi da me le cose che fa, perché anche lui è un bassista di quelli. Una domanda particolare, i tatuaggi che hai fatto hanno rallentato il tuo lavoro? Intendo dire, averli fatti o ti sei rimesso a suonare e percepito energia differente? Non lo so che cosa possono dare i tatuaggi. no, assolutamente no. Assolutamente no. Ok, allora, io niente, guarda, io spero presto, sono sicuro, anzi non spero, sono sicuro che presto tornerà il premiato circolare del Barone Rosso, quindi tu di dove sei? Roma. Roma, ok Davide, allora da Roma in 2 ore e 10 si arriva a Bologna. E quindi niente, Assolutamente. allora spero di vederti ancora,
così, anche perché ti faremo delle belle riprese. Fra l'altro, tu vivi un dramma. Quando farai un disco non potrai mai fare playback. Come cazzo fai a fare playback con quella che... Esatto. Tu devi tenere le tracce isolate, poi la chitarra gliela suoni sopra, perché non riuscirai mai ad andare in tempo con esatto, le note. Esatto, il playback non fa per me. La base posso metterla. Ma la base, sì. Difatti lì... Esatto. Il difetto di questo brano è che avevi la base troppo bassa, avevi la base nel mix un po' bassa, però ho capito che c'era la base e tu lì andavi. No, ok, no. Ciao Davide. Ciao Re, grazie. Ciao.